un riconoscimento significativo per il valore umanitario. Questo è lo scopo del premio internazionale Magna Grecia, consegnato per la prima volta in Italia all'interno della Galleria Doria Pamphili a Roma. Il presidente della Fondazione Magna Grecia, Antonino Foti. È la prima volta che facciamo questo conferimento del premio internazionale Magna Grecia in Italia, che normalmente facciamo nei paesi, abbiamo fatto negli Stati Uniti, Canada, Venezuela, Argentina, Brasile, in tutti i posti dove gli italiani di origine, ne parliamo di coloro i quali spesso non parlano nemmeno l'italiano, ma con la loro lingua hanno questa necessità di ritrovare e riconoscere le proprie radici. Un contributo particolare a coloro i quali veramente con la loro vita, quindi non con una semplice azione o opera, hanno fatto sì che la riconoscenza e il ritrovare le proprie radici fosse una fase importante della loro vita. In virtù dell'impegno della Fondazione nella promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, il premio è stato conferito al principe Alberto II di Monaco per aver voluto promuovere, rafforzare e valorizzare legami speciali con l'Italia, dando lustro ai valori e alla storia del nostro paese e divenendone custode e promotore. È un premio molto speciale, che mi ha colpito, perché vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta di fare questa valorizzazione del patrimonio di questi luoghi, no? di questi posti che hanno una storia con la famiglia Grimaldi e con il Principato, e di vedere che notato dalla Fondazione della Magna Grecia vuol dire che abbiamo fatto, siamo su una buona strada.